Innanzitutto mi sono divertito, aspettavamo questa gara, ma non aspettavamo noi, aspettava la gente di Sassari, perché quando c'è un derby c'è storia e quindi oggi si è vissuta una bella storia, indipendentemente dalle vittorie nostre, poteva essere vittoria nostra loro, partita combattuta, due squadre che hanno voluto onorare questa partita, lo faranno anche nelle due gare di campionato, un pubblico fantastico da tutte e due le parti, quindi vanno elogiati. Stati bravi i ragazzi in campo a tenere le tensioni giuste, a non esasperarle, a essere concentrati, quindi sono felice per questo, soprattutto perché questa gara è come se noi vogliamo corteggiare i nostri tifosi, vogliamo corteggiare e fargli capire che vogliamo averli sempre al nostro fianco. E quindi come lo dobbiamo fare? Combattendo, lottando gara dopo gara. Normale, il lavoro porterà equilibrio, porterà giocate alla squadra, cose che inizialmente si vedevano poco, oggi qualcosina si inizia a vedere, ma quello che a me interessa è che mettono cuore in campo. Così portiamo la gente a starci vicino e a cercare di lottare per questo campionato, perché l'obiettivo nostro è il campionato alla fine. Sì, è importante anche se veniva da delle prestazioni ottime, quindi continuare su questo trend, fortifica il lavoro. Io nella settimana dico ai ragazzi sono il loro primo nemico settimanale, poi fuori dal campo e la domenica sono sempre al loro fianco. Nella settimana sono quello che li stimola a fare sempre qualcosa in più. Questo, insomma. Allora, formazione non tanto inedita, perché ci siamo in confronto. Sì, Van der Vante era ci tenevo a fargli fare la coppa, farà lui la coppa, pure che si allena e per noi è l'Olbia, lui ce l'ha tatuata l'Olbia, quindi è un ragazzo che oggi gli ho dato anche la fascia di vice capitano, che in questo caso doveva essere di Daniele, ragazzo, non essendoci Emerson, quindi la squadra ha voluto la teneva lui, quindi sappiamo il valore di Martin nello spogliatoio e deve essere rimarcato, io gli do tanta importanza, per me è un titolare. Per quanto riguarda, ho cercato di tenere in campo comunque i ragazzi, è normale devi far riposare qualcuno, però i derby vanno onorati, anche se è una rosa che mi permette di poter, gente fuori ormai che ha raggiunto un livello, anche ragazzi giovani che possono fare i titolari. E quindi non avevo problemi nel cambiare, la dovevo equilibrare. Su Eva è un attaccante, su Eva con me a Cosenza in B ha fatto anche il quinto, però io giocavo molto alto, quindi quando lui faceva il quinto faceva l'attaccante esterno, quindi la squadra poi si sistemava a 4 in fase difensiva e quindi lui è un attaccante esterno, un attaccante, una seconda punta, quindi lo metti là, lo metti a suo agio. E quindi poi hanno fatto un lavoro, lui e Conti ne stanno soffrendo, hanno fatto un lavoro fantastico, ma come tutti i ragazzi alla fine, e quindi complimenti a loro, se la devono godere, io l'ho detto, queste serate indipendentemente dal risultato, entrate in campo e godetevi la serata, godetevela nel controllo, nel passaggio, nel duello, nel colpo di testa, saper soffrire, quindi sono stati bravi. Risultato giusto? Sì, risultato giusto, onestamente il risultato è giusto, non ho dubbi a dire questo, perché ci sono state altre occasioni che potevamo fare gol ordinati, il gioco, quando prendevamo il pallino nel gioco eravamo ordinati nel giocare, avevamo delle linee di passaggio giuste, i ragazzi tecnicamente sono stati fantastici, gli dico sempre di non sottovalutare la tecnica, nel calcio la tecnica è tutto, è la prima cosa che devi mettere in atto, il valore tecnico, quando c'è tecnica. Quindi stiamo lavorando anche sotto questo profilo. Allora ripeto, lavoro io tutta la settimana senza avere dei titolari, quindi le coppie le faccio girare, ruotare, una gara mi serve una coppia, una gara un'altra, le caratteristiche devono essere tutte insieme, un tutt'uno. E quindi se fai questo, anche quando fai cambi, ti rendi conto poi che le cose continuano ad andare nello stesso modo, allora va tutto bene. Vuol dire che non lavoro 11 titolari, fino adesso loro soffrivano, stavano dietro, però li lavoravo allo stesso modo. Nella settimana non faccio mai preferenze. Il modulo, io voglio lavorare sui due moduli, ci saranno gare, ci serve l'altro modulo, è normale che questo modulo ti porta più compattezza dentro il campo, quindi riesci a muoverti meglio, i meccanismi sono più oliati, sono più semplici perché le distanze più corte. L'altro modulo in alcune situazioni ritornerà molto utile, quindi è una questione di contrapposizione contro dei moduli che andremo ad affrontare. È normale che questo dà delle grosse certezze. Già durante l'estate io avevo fatto un pensierino, però non volevo fare
fare il passo indietro per dare forza a un modulo che va più lavorato. Ho detto lavoro un modulo che ci vuole tempo e poi mi metto sotto un mese a lavorare quello che potrà essere secondo me, vedendo alcune situazioni, e forse in alcune cose ho avuto un po' di ragione. Leggerla bene ti aiuta la settimana, tenere tutti sulla corda, trattare tutti allo stesso modo, il più piccolo, il più grande. Io ci tengo, convoco Glino perché a volte si allena con noi, quindi qualche ragazzo della primavera ogni tanto lo porto sopra, sabato sarò a vedere la loro partita, quindi anche chi è più indietro, più ragazzino, quando viene da noi deve sentirsi portante, quando lo butto dentro sa che ho fiducia. Quindi oggi la fiducia in tanti è cresciuta, l'hanno conquistata, è cresciuta con gli allenamenti, perché durante gli allenamenti vi assicuro che non li scoraggio mai, gli sto sopra, come sto sopra a Daniele Ragazzo che lo martello, o Puma. Io con Emerson lo tratto come un ragazzino, cioè è normale che ho rispetto verso l'uomo, il giocato, verso il capitano, però è sicuro che quando devo rimproverare Puma calcisticamente, perché per il resto è impossibile rimproverarlo, io metto là, gli faccio il rimprovero e lavoriamo, perché dall'altro lato c'è umiltà, c'è cuore, c'è un uomo che è un esempio per questa squadra. Domenica ha fatto una gara fantastica, è un esempio. Il mister, se riprende Puma nell'errore tecnico e Puma alza la mano, sì, giusto, il ragazzino è lì con le orecchie alzate, sta a sentire, ascolta, quindi quando il mister dice ah, capisce che è fatto in bene, è fatto per migliorarlo, e quindi questo poi mi aiuta, ogni cambio può essere giusto, perché stanno tutti sulla corda. Abbiamo fatto gol, la partita era in gestione, ce l'avevamo in mano la partita, non avevo creato nulla. Poi chiaramente viene l'infortunio, tra l'altro il ragazzo ha fatto anche una buona partita, e anche il secondo gol da una palla nostra, però la squadra ha creato, abbiamo penso 5-6 occasioni nitide per far gol, chiare, e a un certo punto forse il secondo tempo abbiamo esagerato un po' con la palla lunga, abbiamo cercato di allargare un po' il ruocco, però la squadra la partita l'ha fatta. Dispiace perché facciamo tutto noi. Creiamo e poi per infortuni, per leggerezze, li mettiamo in partita gli avversari. Positive, buona volontà, lo stesso Heinz, il ragazzo, nonostante, ripeto, l'infortunio, però tutti quelli che hanno giocato hanno dato buoni propositi, insomma, sono ragazzi che ci si può contare, ecco, quindi è importante anche questo. Quindi andiamo avanti, la prestazione secondo me c'è stata, è stata buona, peccato che abbiamo, insomma, non abbiamo sfruttato quelle occasioni e ci siamo un po' complicata la vita con questi infortuni. Ma certo, chiaramente, da domani penseremo a Lucca, penseremo a andare lì a fare la partita e continuare la striscia positiva che stiamo ottenendo in campionato. È un ragazzo che oltre alle, diciamo, alle doti tecniche del calciatore, non lo scopriamo adesso, ma è un ragazzo che ha la parola giusta al momento giusto, ha il conforto per il compagno, dice cose giuste, e poi è un giocatore che in area di rigore si fa rispettare sicuramente. Mi è piaciuto un po' tutto, sinceramente. La squadra ha giocato, ha lottato, ripeto, abbiamo iniziato alla grande, e poi chiaramente quando dai questi vantaggi puoi compromettere la partita, però la reazione c'è stata, abbiamo ricreato, quindi come prestazione e come quei ragazzi che e come posso dire, ancora non hanno avuto minutaggi in campionato, hanno dimostrato che ci possono stare. Ah, un derby è sempre un derby, quindi finché non si supera il limite ci stanno gli sfottò, ci sta tutto, quindi è stato un bel derby, una bella partita combattuta, e le tifoserie da parte di Sassari sono venuti numerosi, e quindi a dimostrazione ancora dell'attaccamento che hanno questa squadra. Però il derby è così. Può essere un'alternativa da prendere in considerazione in determinate partite, e questo poi lo valuteremo partita per partita, ma sicuramente è un modulo che conoscono anche, quindi non ci abbiamo difficoltà sia a farlo a partita iniziata o durante la partita. Ma Ruocco è uno che lavora anche in fase difensiva, dobbiamo capire se Ruocco lo dobbiamo sfruttare meglio in ampiezza o quando gioca in profondità, quindi sicuramente queste sono cose da valutare, però l'ha fatto anche l'anno scorso un paio di partite, quindi non è quello il problema. Stiamo lavorando anche per mettere in condizione anche Luppi, che sicuramente è un giocatore che ci può dare una grossa mano. Se non si gioca poi è inutile. Sì, sicuramente è stato un derby importante, ci serviva, diciamo, il gol lì davanti, dato che
nelle prime giornate non abbiamo trovato soprattutto gli attaccanti gol, quindi ci è servito appunto vincere questo derby. Poi ci tenevamo tutti quanti a vincere, anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare questo derby. L'importante è che comunque ci abbiamo messo voglia, cuore e cattiveria. Sì, abbiamo fatto bene con Giallo, ragazzo, cioè ci intendiamo bene. Dobbiamo continuare così e niente, questo. No, sicuramente i tifosi sono mancati. Poi vederli così c'è una gioia, penso, per tutti, non solo per i giocatori noi, ma anche per tutta la città. Anche se ci sono stati sempre, per oggi abbiamo visto quanto sono stati importanti. Abbiamo visto, siamo andati in svantaggio, poi l'abbiamo rimontata e grazie a loro l'abbiamo tenuta. Quindi dobbiamo andare a dire anche un grazie mille a loro. Noi sicuramente dobbiamo continuare così. Penso che questa partita ci dà tantissima fiducia per continuare. Domenica ci aspetta un'altra battaglia e dove dobbiamo vincere. Ma sicuramente è una partita difficile, sta facendo molto bene il campionato il Fiorenzuola, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo continuare così come stiamo facendo. Sì, vabbè, capita a volte nei momenti di partita che ci sono queste distanze che bisogna sicuramente stare più stretti, però magari sono momenti della partita che ti porta a stare un po' più largo, un po' più lungo, quindi poi i moduli, cioè, vengono da sé. Possiamo giocare a 3, a 2, ormai siamo tutti giocatori con esperienza, quindi credo che non ci cambi tanto. Sì, sicuramente questa è una sconfitta che pesa, perché comunque è un derby molto sentito dalla nostra tifoseria, da noi, quindi è stato dura, però già da stasera bisogna pensare alla Lucchese, che sicuramente quella è una partita molto molto importante, quindi bisogna, l'ho detto prima, bisogna lavorare su questa strada come stiamo facendo, perché non conosco altre strade, altrimenti va bene. Penso che in questa squadra siamo tutti ragazzi che siamo disponibili col mister, quindi oggi si è visto, abbiamo giocato molti ragazzi che magari in campionato non hanno giocato tanto e penso che abbiamo fatto una buona partita. Poi l'ho detto prima, purtroppo oggi come domenica abbiamo subito dei gol che dobbiamo evitare sicuramente, perché è meglio se ce li fanno gli altri gol, però va bene lo stesso.